Oggi vediamo quella che è in assoluta una delle armi più belle e divertenti in Borderlands 3, il Bubble Blaster. È bellissimo. È una pistola sparabolle. Partiamo per dire che è veramente bella. Cioè, sa proprio di giocattolo. Poi con queste bolle radioattive che... Oh! E il danno? L'avete visto? È qualcosa di devastante. Nonostante sia un'arma unica e devastante, è una delle poche uniche forti, oltre a essere bella, divertente e veramente in tema Borderlands. È stranissima. Quello che fa è essere solo radioattiva e sparare delle bolle radioattive, appunto, che dopo che le avete sparate inizieranno a salire un pochino verso l'alto, molto lentamente. Poi nel mio caso aumento la velocità dei proiettili, quindi si vede ancora meno, ma di norma salgono un pochino più velocemente. Fa un enorme danno splash, sia a livello di area sia a livello di danno, quando va ad esplodere. O impatta con un nemico, impatta col terreno, qualunque cosa. Posso andare appunto a bucare queste bolle. E che dire. Dopo una certa distanza esplode anche, non sempre esplode solo il contatto. È molto divertente da utilizzare, bisogna stare attenti a non spararsi troppo vicino perché il raggio d'esplosione è molto grande. E avrà sempre questa sorta di burst, stream automatico. Fa ovviamente solo danno splash e devo dire che io ve la consiglio. Se siete interessati a ottenerla, vi consiglio di farlo perché è troppo divertente utilizzarla. Dovrete andare nel DLC 3 di Borderlands 3 a completare la missione agli Ashfall Peaks Dirty Deeds. Una volta che l'avrete completata, la ricompensa della missione sarà questa pistola. Se volete un'altra pistola veramente strana, vi invito a cliccare qui per vedere come funziona la Grease Trap.